video. Ciao Tatiana. Ciao. Qui c'è Tatiana. Ma è nera. Perché contro luce, era un perché abbronzata. Non c'era, veramente l'hanno finita. Non lo so, però quella si abbinava. Abbiamo preso le crostine di lasagna, che bella. Beh, è bellissima. Sì, vai, mangia, mangia, mi sei buona, va. Intanto non ostinarti, No. Dimmi che è buonissima. È buona? Davvero? Soddisfatto? Bene. Guarda che bello c'è il mare lì. Tatiana ci teneva a far vedere che anche lei mangia le lasagne. Sì. Guardate che belle che sono. Sono buonissime e bellissime. E c'è anche una bella insalata di fianco. Buona. Vado? Il tramonto. Il sole è appena tramontato. Si vedeva là dietro quegli alberi. Ora non si vede più. E no. E niente. Sì, il sole è veloce. No, che sono uscita dalla doccia. Ciao Tatiana, appena uscita dalla doccia. È sgocciolato tutto qui, non so io. Ma che dovevo vedere il tramonto. Sono andata a vedere il tramonto. Ok. Vabbè, non diciamo, potevo perdermi perché ero bagnata, scusa. E qui c'è quello che c'è. C'è un gatto ammanettato, sì, attaccato al guinzaglio a volte. Non so perché, un giorno è nero, un giorno è bianco a strisce. Lo cambiano. Beh, la dieta c'era il tramonto. Quello non vuole fare un effetto molto pittoresco. Carino, sì. Ciao. Ciao, ciao. Tatiana, saluta. Ciao, Matteo mi deve mettere lo scotch al vestito. Ciao, io devo mettere lo scotch al vestito. Perché è troppo largo e mi cade giù, allora... Esatto. A stringere un po' le bretelline. Tieni sui capellini, amore mio. Così, può andare? Guarda. Sì, sì, può andare, può andare. Oh no, Adesso... E prepararci, andiamo a fare la pappa perché è ora di cena, sono quasi le 9. Sempre i capellini, amore. Tiro sui capellini e andiamo a fare la pappa, appunto, vero? Mm-hmm. Mm-hmm. Ciao, abbiamo beccato un po' la pioggia, ragazzi. E appena cenato. Esatto. Ora stiamo andando a prendere una cresta, si è aperta ancora. Sì. Se riusciamo, perché sta piovendo. Siamo pieni di gente, ancora più di tre. Solo per stare ricordo la pioggia, ma no, ci no, proviamo. Non vedremo cosa fare, perché anche così. Esattamente. Ci vediamo un po' di barchettine. Bene, le barchettine, cribium, dai. Capita anche questo. Già. Un po' di sfiga, vabbè, cioè, è l'ultima notte che passiamo qui e sta piovendo, per cui è proprio sfiga, non era per massimo, però vabbè, pazienza. Ok, aiuto. Ciao a tutti. È l'ultima notte di vacanza e adesso siamo qui nel letto e, e dormiamo. Ma sei un po' stanco, si vede. Ah sì, perché Tatiana mi fa camminare tutto il giorno. E allora... Allora sono stanco. Vabbè, un po' stanchi, lui più di me, io ancora tengo. E vabbè, messo a posto un po' le cose da buttare via. Domani mattina farò la valigia e anch'io. Cioè, so, metterò dentro le ultime cose. E poi salutiamo i nostri amici qui dell'hotel. Già. E ci andiamo. Oddio tutto. Tristezza. Dove andiamo? In Italy. Non a casa, purtroppo. Oui, in Italy. Vabbè, salutiamo perché Matteo è andato. No, è stato bellissimo.
Abbiamo riprovato a vedere l'alba. Però abbiamo fallito nuovamente. Vediamo di nuovo da che praticamente finisce dietro il palazzo. Sì, noi abbiamo calcolato che il giro del sole è anormale in questo periodo dell'estate. Perché fa quel giro così, cioè sorge dove ci sono i palazzi e finisce dove ci sono. Ci fa il giro davanti e finisce dove ci sono i palazzi. Lì c'è la macchina. E niente, Tatiana ha freddo. Tatiana ha freddo e tutto. Stanotte, da quanto ho capito, ho dormito sopra di lei, ho schiacciata, non lo so. Niente. Ci sono i gabbiani che urlano. I furgoncini delle consegne. E noi. Ok, ti seguo. Sono in ponte dei gabbiani. Lì ci sono dei mini cuccioli di gabbiano. Ma la gabbianella, quella del film. Ah, è vero. Ma tu non l'hai mai vista di voi? Che sono tanto piccola. Era bella quella da qua. Mi ha scappato per la foto. Ma figurati se sta lì per fare la foto. Qui c'è un cratere, è caduto un meteorite. Qualcuno voleva portare della sabbia a casa come souvenir. E ha scavato un buco enorme. Non vado più vicino perché l'altra volta mi sono lavato i piedi. Ok. L'acqua è praticamente piatta. Sì, adesso sì. Guardate che è tutto fredda. Ci vuoi andare tu? Sì. Mi occhio. Se mi dico così mi sa che non mi esatto.